Del bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo con quello che potrebbe essere per un po' di tempo l'ultimo draft sul canale, perché in teoria da settimana prossima dovrebbe iniziare il FIFA Obiettivi, la nuova stagione. Dovrebbe essere pronto ormai, stiamo finendo le grafiche, mi mancano poche cose, spero appunto di incominciare. Quindi, sebbene in streaming ne facciamo tanti di draft, è un po' che non li facevo qua sul canale. Tra l'altro ci sono anche le nuove feature star, i nuovi giocatori, un po' di robe carine da provare. Quindi ecco, ci mettiamo qua, proviamo a farci un bel draftino anche sul canale, che era un po' che appunto non lo facevo. Vi chiedo un bel mi piace ragazzi, sarebbe bello arrivare magari a 20.000 like. E adesso iniziamo a scegliere, draft coi crediti tra l'altro. Cosa possiamo pigliare di carino? Aspetta, facciamo questo 4-3 difensivo. Vediamo un po' che ci dà, che ci dà. Cristiano Ronaldo, lo accetto, sti cazzi. Il Totti non ce lo darà mai tanto. Insigne. Qua stiamo proprio già andando totalmente dalla parte sbagliata però. Già Pellegrini, più felice mi fa. Voglio provare a buttarci una mezza. Se mi da, devi darmi Salah. Ho fatto la scelta di Fabinho per Salah. Cazzo Calabria. Prendiamo Calabria raga, se più giustare nuova. Però mi sta trollando un po' il videogame. Vedi, mi dà Van Dijk. Prendo Van Dijk e vaffanculo. Poi vediamo che Calabria come metterlo dentro. Eder Militao, ma è Brasile, Porto, non ci posso fan cazzo. Eder Militao, non chiedetemi perché l'ho fatto. In porta Ederson o Alisson, buoni. Ma almeno Eder Militao c'ha l'intesa. Mi sono un po' ingabolato in una situazione dove è difficile uscirne. Va che bello Mendy. Facciamo così, la chiella. Qua ho perso Fabinho, che fa così, bomba. Difesa sistemata. Oh, Rui Costa. Rui Costa. Qui al centro mi linka tutti. E fa anche intesa con Ronaldo. Perfetti. Bellarabi deve volare. Unica sicurezza che ho. Oh, Neymar. Mbappé. Devo trovare uno per Bellarabi lì. Under. Insigne gioca a 8, ma vabbè. Paghiamo i super sub nel caso. Gattusinho. Gattuso tutta la vita. Cazzo, va anche Eder Militao, che carta c'ha. Aspetta un attimo. Se faccio così, il Pellegrini, metto Fabinho. Dai, gioco con Insigne 7. Ma almeno, vabbè, Pellegrini per quanto buono sia, Fabinho e Gattuso li voglio davanti a rompere il cazzo. Easy. Vediamo un po' come andiamo, raga. Mordiamo le caviglie, cazzo. Primo game. Vabbè, 70 di intesa c'ha. Quel De Bruyne lì è importante. Neymar e Mbappé, ma sapete che vi dico, Neymar e Mbappé subito e via. Li uso già nella mia squadra ufficiale, quindi sono abituato a usarli. No, l'arbitro è rosso come le mie magliette, ma che cagata è? Male, male questi scambi che gli stiamo facendo fare qua. No, perdere palla con... vabbè. Raga, ma io sono famoso per regalare gol così tranquillamente in uscita dalla difesa. La pastrugno sempre, porca puttana. Ho trovato il più forte giocatore del mondo. Sono un uomo coraggioso. Sono molto coraggioso. No schemino. Si tira in porta con Neymar. Cazzo, è saltato il replay. Era bello da rivedere. Sono un pirla. Oh, che è sta roba? Tirala. Oh mio Dio. Ronaldo, la buggata di testa da calcio d'angolo. Ma occhio perché questo qua ha dei poteri nascosti. La parabola di Mbappé. Raga, questi qua sono dei gol unreal, totalmente unreal. Ma quando entrano sono comunque sempre belli da vedere. Boom. Ma che parabola imprendibile. Che cazzo faccio col portiere? Dove cazzo lo faccio finire il portiere? Mi ha totalmente baitato. Qua stava per quittare, poi gli ho fatto fare il gol, ma non se ne andrà più fuori dai coglioni. Dio caro, l'arbitro mi sembra sempre uno dei miei. Lo seleziono e dici ma che cazzo selezioni l'arbitro, 3-2 fine primo tempo. Stiamo giocando un po' cazzo di cane. Dai. Ma va, tanto gli rimane qua. Ogni volta che tira non rispinta, rimane lì. Io la butto su e la ripigliano loro. Godo cazzo, vaffanculo, veramente, va, che dovevi già quittare il primo tempo. È stato un piacere. Che cazzo, che sofferenza sta partita, tutta scriptata come la merda. Seconda partita, sempre sto De Bruyne, Neymar, De Gea, Totti in porta. Vediamo intanto questo. Ah,
Rui Costa, no, chi è? Non era Rui Costa. Ah, era Under. Beh, non mi sembrava il caso di arrivare fino a qua. Fra, ci hai impiegato anche un quarto d'ora per capire dove sbagliarla sta palla, eh? Proprio ti sei impegnato per darmela sui piedi. Tutta sta cosa. Oh, per fortuna l'ha lisciata. Palo! E direttamente sulle mani di De Gea. Ti ho letto bene. Ma come cazzo pressano questi? Che c'ha tutti i giocatori storti. Bravo Ronaldo. Vedi? Tutti da una parte. Ronaldo non so cosa ci facesse lì come ala, ma si è inserito bene. ...3-0, bravo Neymar! Ronaldo sempre presente per il tap-in. Saluta? È stato un piacere. Buono 3-0, raga. Belli puliti qua. Non ha visto la palla. Semifinale. Ok, semifinale. Ramos, Toti, Van der Sar. Oddio, c'ha War e Guendouzi al centro. Bellissimi quelli, raga. Guendouzi ce l'ho anch'io. War è tipo un mostro. Sto qua c'era una squadra disarmante. Già Guendouzi lì è... ce l'ho, l'ho appena provato. Ho giocato a WL e è un animale. Non voglio vedere War che cazzo è. C'è anche Van der Sar in porta che spinge. Mi danno una pista, raga. Ma come cazzo ha tirato? Ha una squadra veramente troppo superiore al momento. Bravo, Ronny! Bravo! Questo è da sudare un botto. Da sudare un botto. No, come cazzo l'ha parata Van der Sar. Toglie Depay. Ha messo Ronaldo. Ma veramente. Figa, c'è anche Ronaldo quest'uomo. Madre di Dio. Che partitella, raga. Fine primo tempo 1-0. Grazie a Ronaldo che ha salvato tutto. Raga, c'è veramente una schiera di 8 uomini davanti alla sua area. Guardate. Poi riparte con 4 stronzi e segna. Di destro con Griezmann. Ne ha 8 davanti alla difesa e 8 davanti. Va che tiro, porco, 2. Godo, bravo Mbappé, bravo. Bella azione, raga, ma che sofferenza. Bellissimo, raga, bellissimo. Ma che culo che gli passa la palla. No, 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 mi cambia giocatore giusto. Kick off glitch, sto per spaccare il pad. Ma non mi cambiava il giocatore, si allontanano tutti. E quel mongoloide in porta che neanche finge di prenderla. Bello sto kick off, oh. Porco cane se è bello. Tra l'altro ha messo dentro anche Bale, non ha ancora finito i giocatori forti. Non ho fatto niente di tutto questo, supplementari, porca puttana supplementari, porca puttana supplementari. Va, quanti tiri gli ho fatto in porta rispetto a lui. Godo anch'io. Questo Ronaldo buggato da 40 metri. Arancione tra l'altro, così. Ci voleva poco a saperlo, tiravo anch'io così. Ormai abituato a Fucento dove spostano tutti i portieri, non tiro quasi mai da fuori se non una botta sicura. Palo! Holy shit, che un'altra legnata aveva tirato. Non c'è più neanche corsa né giocatori, sono tutti crepati. Traversa, e li mortacci ancora, palo e traversa. Tutti in avanti questo, buono. Ho preso veramente gol così. Palo, traversa e prendi gol così. Ultimi 5 minuti, poi andiamo a perdere ai rigori se non la perdiamo prima. Non è un problema, finisce, andiamo ai rigori. No, non ci credo. Non ci credo veramente, ho finito i rigori con questo. Cosa sta studiando ogni volta questo? Sapevo che la tirava centrale, lo sapevo proprio. Oh, io. Cosa cazzo stai studiando?
mica, boh, non l'ha mica parata. Raga, ci impiega 40 secondi ogni volta per battere un rigore. Godo. Ma mo c'ho Fabinho. Bravo Fabi. Bravo Fabi. Sto qua. Godo! Godo, bastardo! Mio Dio! Mio Dio, Godo! Guarda te! Quanti tiri gli ho fatto! Che gol mi ha fatto lui! Ma vaffanculo, andiamo in finale, va! Finale! E vabbè, siamo in cazzo finale, dopo questa partita che mi ha prosciugato le energie. Come va, va? Tanto ormai le energie le ho buttate tutte quante nella partita di prima. Tiriamo dritti, o lo vinciamo, perdiamo in finale as always. Ma magari Under mi fa il miracolo. Bono. Che cazzo para Van der Sar, raga. È il miglior portiere che abbia mai visto parare quest'anno. Van der Sar le para molto più di tutti i portieri che abbia mai visto. Ringhio. Kanté. Totti. Non ci penso che Kanté Totti sappia tirare meglio di Messi. Mi stanno bloccando tutti i tiri che faccio, raga, è quasi frustrante come cosa. Traversa. Boh, raga, ma per me sto gioco sono rotti i coglioni. Fine primo tempo siamo sotto, raga. Bravo Ronny, bravo Ronny, almeno tu. Almeno tu in sta squadra di pipponi. Pipponi no, però quando vedo tocca palla a Rui Costa, Gattuso e Fabinho, con quei piedoni che si ritrovano, con Kanté Totti è difficile. Sei! Sei! Cazzo, c'aveva tre giocatori in porta quest'uomo. Secri! Bello! Porco cane, pure agli incroci questo. Sta pausando. Eroe! Sei depresso dopo due gol così. Andiamo a vincerci il draftino. Dopo la partita di prima ed essere andati sotto anche in questa. Questo è stato veramente un draft difficile. I pacchi non è che so chissà che cosa. Primo pacco, niente. Neanche si apre. No. No, 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 no. Non si apre neanche il secondo, ragazzi. Niente di niente. Va bene, ragazzi. Almeno si aprono le bandierine. Keita. Attenzione, un draft per Keita 83. Ci hanno fatto un bel draftino. Era giusto per fare due calci in compagnia vostra prima dell'arrivo del FIFA Obiettivi. Fino adesso lo sto programmando, sto vedendo. Adesso l'ho programmato, è tutto pronto. Mancano due grafiche che devono arrivare. E poi partiamo settimana prossima. Quindi raga, un bel mi piace, arriviamo a 20.000 like. Noi ci vediamo con un prossimo video in settimana. Grazie a tutti quanti, da Ron è tutto, alla prossima.